Siamo alla fabbrica del vapore, dove dal 22 di gennaio è stata inaugurata Uffizi Virtual Experience da Giotto a Caravaggio. Questa mostra è la prima che combina due elementi, interattività e immersività. Ci sono state altre esperienze nel passato anche di successo, anche qui proprio alla fabbrica del vapore, che hanno promosso questo tema della cultura in ambiente immersivo. In questo caso andiamo a aumentare questa esperienza e abbiamo creato anche un'area interattiva che qui a Milano porta la possibilità per tutto il pubblico milanese di immergersi e interagire con oltre 1150 opere degli Uffizi ad altissima definizione. Questa mostra è frutto di un lavoro molto lungo e molto complicato che comprende una digitalizzazione realizzata in oltre 15 anni di 1150 opere degli Uffizi ad altissima definizione. Andiamo a riferirci a immagini che vanno dai 100-150 megapixel fino a immagini da 10 gigapixel, che quindi permettono di andare nell'estremo dettaglio e andare a evidenziare su uno schermo un particolare di pochi millimetri. Il visitatore che arriva alla mostra ha possibilità di fare prima l'esperienza immersiva, passare questi 20 minuti all'interno di questo spazio immersivo con immagini a altissima definizione, proiezioni, immagini in movimento e poi passare alla parte interattiva dove ha la possibilità di andare a esplorare nel dettaglio, comparare e andare a avere altre informazioni sulle opere che magari lo hanno suggestionato nella parte immersiva. Oltre a questo, attraverso l'app Ubilia può avere un'esperienza aggiuntiva qui nella mostra oppure all'interno del territorio milanese, dove sono stati creati una serie di punti di interesse accessibili con questa app. Uffizi Virtual Experience è prodotta da Virtu Italy, che è una startup spin-off di Centrica. La volontà di Virtu Italy è quella di promuovere il patrimonio culturale e creativo italiano attraverso tecnologie digitali interattive e immersive e creare via via nel tempo un'esperienza che sia sempre più soddisfacente per il visitatore, che sempre di più utilizza questo tipo di tecnologie per avvicinarsi anche al mondo della cultura. E la nostra idea non è quella ovviamente di sostituire i musei, ma di creare un'esperienza aggiuntiva e nuova che vada a integrare anche l'esperienza di visita nel museo, prima o dopo. Abbiamo creato un ricchissimo calendario di eventi per grandi e piccini che accompagnerà tutto lo sviluppo della mostra e la nostra idea era portare gli Uffizi a casa di tutti e quindi offrire un'esperienza immersiva di gioco e di educazione alla storia dell'arte a bambini, a famiglie, ad adulti. Noi avremo tutti i weekend, il sabato pomeriggio e la domenica mattina, dei laboratori pensati per bimbi dai 6 ai 13 anni, insomma giovani ragazzi e bambini, che sono laboratori di gioco con le opere d'arte, gioco con i colori degli Uffizi, gioco con il linguaggio della storia, dell'arte, del Rinascimento e del nostro barocco. Quindi sicuramente un'occasione da non perdere perché credo sia davvero un modo nuovo di entrare nel mondo dell'arte, nel mondo della pittura e dei nostri capolavori. Invece giovedì sera e il sabato sera abbiamo degli eventi più tradizionali, più importanti, ma credo di alta qualità, quindi intellettuali, storici dell'arte importanti, di fama, come si dice, che a partire dalle opere degli Uffizi, a partire dai capolavori digitalizzati, racconteranno il nostro Rinascimento, magari mettendo a fuoco degli aspetti meno noti. E infine, questo veramente credo che sarà qualcosa da non perdere, un bellissimo concerto di musica barocca
qui nella grande sala immersiva della mostra, dove potrete ascoltare una vera orchestra, il suono straordinario di un liuto, accompagnati dalle immagini degli Uffizi, e questo sarà veramente uno spettacolo immersivo, multisensoriale e multiesperienziale.